Certamente una notte in cui ci siamo seriamente preoccupati per l'incolumità di una parte della città, quella prossima alle pendici del Saretta e quindi prossima alle fiamme. Però fortunatamente, insomma, diciamo, complice il vento, l'incendio è stato divampato dalle 18 fino alle 21-22, poi fermatosi il vento è stato più facile anche da parte delle forze dell'ordine, della protezione civile locale e regionale, anche grazie alle forze dell'ordine è stato più facile come dire, insomma, sedare le fiamme, quelle che lambivano le prime abitazioni nella fascia pedemontana. Però la popolazione che era stata allontanata, sindaco, è tornata nelle proprie abitazioni? Sì, è tornata nelle proprie abitazioni, perché poi stamattina alle 7 sono intervenuti 3 elicotteri un altro aereo simile, insomma, di grandezze inferiori rispetto al Canadair, e hanno dominato gli ultimi focolai. Oramai è presto, sindaco, per fare una conta dei danni? Ma i danni ci sono danni diretti, fortunatamente limitati, come dire, all'ambiente, al bosco, insomma. Sono danni sicuramente enormi da un punto di vista appunto naturalistico, ambientale, insomma, nel senso biologico. Un bosco ci vogliono 40 anni per determinarlo, ma bastano 3 ore per distruggerlo. E poi ci sono effetti collaterali che potrebbero determinare danni collaterali nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Certo, il pensiero di tutti è rivolto alla tragica alluvione, insomma. Che poi la collina ha sempre protetto il centro storico. Già nel 5 maggio 98 non c'erano state colate di fango che avevano interessato il centro storico cittadino, perché la collina aveva appunto protetto, insomma. Sindaco, un'ultima cosa, lei teme che ci sia una mano, una regia occulta dietro questo incendio? Ma occulta nel senso che è un incendio doloso, e questo sembra oramai chiaro non soltanto a me ma anche a tanti, ma è sicuramente un incendio doloso, ma senza regie occulte, perché le modalità con cui è stato appiccato, con cui poi ha preso, come dire, un'area sempre più vasta, ma soprattutto l'ignoranza che presuppone questo atto doloso, che è profonda, perché la collina del Saretto non può essere, è vincolata dal piano urbanistico comunale, è vincolata dal parco regionale del fiume Sarno, è vincolata per ragioni post 5 maggio 98, perché rientra ancora in una zona di linea rossa. Quindi chi ha commesso l'atto è un imbecille psichiatrico, è un psichiatrico, perché non conosce manco la storia, quindi è un ignorante totale.